Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di muscoli a vita. È sabato pomeriggio, io sto digiunando da stamattina, sono già le 2 del pomeriggio. Praticamente ho lavorato tutta la mattinata per lavoro, intendo rispondere ai vari commenti su YouTube, su Instagram, i messaggi, direct message, email, eccetera eccetera. Quindi magari voi vedete, pensate che io sto sempre in giro a filmare, ma molto del mio lavoro alla fine è aiutare voi a rispondere ai vostri messaggi. Però mi piace tantissimo aiutarvi, quindi continuate a mandarmeli. Detto questo, ho digiunato fino ad ora, mi sa che andrò a bermi qualche cosina. Poi oggi andrò a fare un allenamento in palestra per buttare fuori un po' di sudore che ieri ho sgarrato. Ma nonostante ho sgarrato, mi sono svegliato stamattina più leggero di sempre. Low weigh in a 71.4 kg, quindi ho perso un chilo in quest'ultima settimana di Barcellona prep. Niente, sono carico, iniziamo questa giornata. Ragazzi, sono le 3 del pomeriggio, mi è venuta un pochino di fame e mi sono deciso di fare semplicemente 6 uova intere. Quindi ho cambiato un attimino i macronutrienti, perché dato che mi manca una settimana solamente a Barcellona, ho deciso di portare in giù i carboidrati per provare a buttare fuori l'acqua in eccesso, soprattutto nella regione addominale. Per questo motivo prediligerò cibi più in alti in grassi e proteine per mantenere i carboidrati più bassi. Non sono ancora sicuro al 100% dei macronutrienti, ma vi metto qua sullo schermo per darvi un'idea. Li potete seguire, non per bruciare più grassi, perché a parità di calorie con i carboidrati alti o bassi è uguale, a parità di calorie brucerete la stessa quantità di grasso. Però è vero che abbassando i carboidrati, dato che ogni grammo di carboidrato porta con sé 4 grammi di acqua, se abbassi i carboidrati butterai fuori tutta l'acqua. Quindi in questo momento mi godo questo pasto, noi ci vediamo più tardi. Ragazzi, siamo appena arrivati in palestra e ora inizio con gli squat. Ah, eccoci tornati ragazzi, mentre in sottofondo potete vedere le immagini del mio allenamento gambe, volevo parlarvi di un'altra cosa. Questo è completamente un discorso raw, non ho scritto giù niente, ma vi sto parlando direttamente a voi. Praticamente, come avete visto stamattina, mi sono svegliato e ero carico, volevo spaccare questa giornata, mi andava di andare in palestra e ho iniziato subito a rispondere a tutti i vostri commenti, le vostre domande su Instagram, eccetera, eccetera. Poi non so cosa è successo, col passare della giornata, col passare del tempo, mi sono veramente incupito, ho perso motivazione, non mi andava di colpire più di andare in palestra. Non so esattamente che cos'è e veramente, dato che non mi succede da un sacco di tempo, mi sono un attimo preoccupato, ho detto ma per quale motivo non mi sto sentendo motivato oggi, che cos'è che non va? E stavo provando a capire se ci fosse stata una cosa in particolare che mi avesse fatto perdere motivazione. Poi in realtà ragazzi ci ho pensato su e ho capito che negli ultimi 3-4 mesi sono sempre stato a 1000. Sono sempre stato motivato, ho sempre mi sono posto degli obiettivi, ho provato a raggiungerli giorno dopo giorno e non c'è mai stato un periodo in questi ultimi mesi in cui ho smesso, in cui ho staccato la spina. E la verità ragazzi è che è tranquillissimo e normalissimo avere una giornata in cui non siamo al massimo, una giornata in cui magari pensavamo di poter raggiungere certi obiettivi o ci eravamo imposti di magari andare in palestra e col passare del tempo poi ci siamo sentiti sempre meno motivati. E è una cosa che anch'io devo venire a capire, perché io sono sempre a 1000 col lavoro, sia col lavoro alla Shell provo sempre a dare il massimo, che con YouTube provo sempre a editare, filmare, mettere su dei video. Più o meno non lascio mai passare uno o due giorni tra ogni video, provo sempre a mettere su qualcosa e in più sto rispondendo a tutti i commenti, tutte le domande su Instagram, eccetera, eccetera. Quindi è come se stessi lavorando letteralmente dal momento in cui mi sveglio la mattina al momento in cui vado a dormire. Praticamente la notte è l'unico momento in cui veramente posso staccare, ma se no sono sempre, sempre attivo al 100%, provo ad aiutare sempre più gente. E quindi ho pensato, è normalissimo oggi che non ero così motivato. Una volta ogni tanto va bene se non siete motivati, se
non pensate di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, sedetevi, tranquillizzatevi, provate a fare qualche attività che vi riduce lo stress. Non possiamo stare sempre al mille, ovviamente la motivazione è stessa cosa, magari per qualcuno che inizia ad andare in palestra e va sempre in palestra e poi un giorno non gli va di andare in palestra perché non sente la motivazione, magari non so, problemi, vita personale oppure altre cose al lavoro, eccetera, eccetera, non ci sentiamo motivati. E la cosa, secondo me, il mio consiglio, quello che ho fatto io, che adesso mi sento molto, molto meglio, è semplicemente staccate la spina, rilassatevi, non fate niente che vi possa stressare. E anche in palestra, se avevate un allenamento da fare che era piuttosto tosto, ma non ve la sentite, ragazzi, non vi preoccupate, non è che bisogna essere perfetti, non bisogna sempre ogni singola sessione andare al massimo. Oggi, ad esempio, ho fatto quell'allenamento, ma invece di fare tutto un allenamento completo gambe, ho ridotto i carichi, ho ridotto il volume e ho fatto più o meno a sensazione. Non volevo stressarmi troppo, volevo semplicemente, diciamo, ridurre lo stress. E praticamente no, quando non state al massimo non dovete provarvi a spingere. Certo, ci sono delle occasioni in cui potete spingervi, ma oggi per me, dato che mi sono spinto gli ultimi 4 mesi, oggi era veramente una giornata in cui mi sono dovuto rilassare. L'allenamento l'ho utilizzato per sentirmi meglio, quindi praticamente l'ho utilizzato come la mia ora di meditazione. Ecco qua, mi vedete che poso, post allenamento, quindi esattamente non ho preso tutto seriamente, sono stato più tranquillo, ho fatto un allenamento che diciamo mi andava bene e che mi ha fatto risestare tutto e in questo momento mi sento troppo troppo bene. Voglio ringraziarvi di essere ancora qua, mi raccomando, continuate a vedere il video, godetevelo, noi ci vediamo. Ragazzi, appena terminata la palestra, ora mi mangio uno di questi protein brownie, noi ci vediamo a casa. Volevo concludere qui il video, lo so, oggi non è stato il massimo, ma purtroppo in termini di motivazione e proprio di work ethic, quindi tipo avevo il cervello spento e quindi magari questo video non è stato uno dei migliori video, ma ragazzi, vi prometto che da questa settimana che sta per venire, che sarà l'ultima settimana del Barcelona Prep, metterò fuori un contenuto pazzesco, mi sto leggendo un sacco di nuove ricerche scientifiche che ragazzi, secondo me, cambieranno veramente l'allenamento da natural perché io mi sto sentendo benissimo con questo nuovo split che sto facendo e non vedo l'ora di portarvelo a voi, di farvi capire esattamente quello che sto facendo. Detto questo, voglio ringraziare ogni singola persona di voi. Mi raccomando, buttateci un like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Noi ci vediamo in un video prestissimo. Ciao ragazzi!